Benvenuti alla seconda puntata di Com'è quel gioco? E l'ho detto giusto. L'hai detto giusto la seconda puntata, vedremo le prossime. Non credo che succederà di nuovo. Non succederà mai più. Ci ho messo 7 mesi a imparare come si chiama questo podcast e l'abbiamo inventato noi due, quindi esatto. Figuratevi come sto messo. Com'è quel gioco è il podcast e video podcast, o vodcast che dir si voglia. Vodcast. Di giochi da tavola o board games. Di QWERTY.it. QWERTY.it è il network di questa trasmissione e la miglior radio online Machine Retina Awards 2015. Quest'oggi siamo qui per giocare a Pandemic The Cure, come si è intuito dalla scatola. Davvero? Pensavo a qualcos'altro. No. Okay. Giochiamo a quello che abbiamo sul tavolo. Roberto De Luca e Claudio Serena vi insegneranno a giocare a Pandemic The Cure. In realtà Roberto De Luca insegnerà a giocare a Claudio Serena, perché non ha mai giocato. Quindi vediamo se ci riusciremo a fare una cosa pulita, ci proveremo. Se c'è qualche regola sbagliata, difficile, perché questo gioco è abbastanza semplice, fatecelo sapere come sempre nei commenti e faremo il possibile per rimediare ai nostri errori. Quindi iniziamo a parlare del gioco, direi, semplicemente, visto che già la seconda puntata sanno già tutto quello. Sanno che qua sotto ci sono le istruzioni sul gioco. Sul gioco, l'età consigliata, il età, più giocatori. Cioè, questo gioco, ho verificato che al momento sembra non esista una versione italiana, ma è così semplice che anche se avete una minima conoscenza dell'inglese potete giocare. È un gioco di dadi, si tirano dadi, si compiono azioni e si cerca di salvare il mondo dalle epidemie e dalle malattie. Lo scopo è un gioco cooperativo, a differenza dell'ultima puntata dove abbiamo giocato un gioco dove cercavamo di ucciderci a vicenda, qui stiamo cercando di salvare il mondo. Il gioco consiste nel girare appunto per il globo, curare malattie, raccogliere campioni cercando di trovare una cura a queste malattie. Sono 4 le malattie principali, sono identificate da un colore, ma alla fine di ogni partita di Pandemic ogni malattia ha quasi sicuramente il suo nome, okay, che viene dato dai giocatori, perché è sempre così anche nel gioco di Pandemic normale. Questa è una variante appunto solo con i dadi del gioco di Pandemic, che è quello un po' più conosciuto forse. Bisogna curare, se curiamo tutte e 4 le malattie abbiamo vinto, se l'infezione nel mondo diventa troppo alta, se ci sono troppi outbreak, perdiamo, se troppe persone vengono infettate perdiamo. Ci sono molti modi di perdere, uno solo di vincere. Ottimo. Come in quasi tutti i giochi di questo genere. Il gioco è distribuito dalla Z-Man Games e disegnato da Matt Leacock, la pronuncia magari non Leacock. Sarà Leacock. E diciamo che secondo me, a parte i componenti, anche quelli conviene vederli direttamente in partita, e poi dopo la partita ci saranno i nostri commenti su come troviamo il gioco. Andiamo alla partita. Questo è il gioco, c'è un po' di componentistica, è abbastanza semplice da spiegare. Questo cerchio qui di plastica e anche questo rappresentano il CDC, il centro di cura delle malattie infettive. Questi vari tondi qui rappresentano le regioni, dove ci sposteremo per curare le malattie. Se fossi crudele ti chiederei di elencare le regioni, ma conoscendo la tua geografia. Allora, questa è l'Africa. Ok. Questa è Sud America. Sì. Questa è l'Europa. Dov'è l'Europa? Qua è l'Europa. Le altre due le faccio dire a te perché stiamo facendo questo podcast insieme. Sono altre 3, neanche la matematica. Questa è il Nord America, c'è l'India e il sud-est asiatico. Esattamente, volevo vedere se eri pronto, se hai fatto i tuoi studi. Io ho sempre fatto i miei compiti. Comunque, questa è la rappresentazione del gioco. Le malattie sono raffigurate da questi dadi. I colori dei dadi rappresentano il tipo diverso di malattia, come si può vedere qui. Qui si segna quando vengono curate. E niente, il resto probabilmente si spiega giocando. Ma l'altra cosa da spiegare è che iniziamo con il setup, così poi spiego cosa sono le infezioni e gli outbreak. Tutto il gioco si basa su questo sacchetto. Dentro questo sacchetto ci sono 48 dadi delle malattie. I dadi sono custom, non sono dadi da 6 normali. Alcuni hanno facce diverse, simboli diversi. Quindi se li perdete... Se li perdete... Dovete usare un dado da 6 segnandolo in maniera molto, molto particolare. O rubarlo a qualcuno dei vostri amici che ha il gioco. Esattamente. Facendo un circolo vizioso. Se siete miei amici e state guardando questo, non fatelo perché potreste morire. Di malattie orribili. Si inizia appunto, questo tracciato, c'è anche il livello di difficoltà con cui si inizia. Si può iniziare da intro, standard o heroic. Noi iniziamo dallo standard, perché l'intro è per da pusillanimi, esatto. E c'è anche un tracciato degli outbreak. Quando questi due tracciati arrivano al teschio, abbiamo perso. Si inizia tirando
farò fare a te, ti darà 12 dadi, che sono quelli del setup iniziale. 12 dadi. E sono i 12 dadi delle malattie. Tirerò 4 alla volta. Ok. Questi dadi rappresentano le malattie. Il numero che viene su questi dadi è dove questa infezione si propaga. Quindi, per il setup si mettono i dadi, ad esempio ci sono i 6 rossi vanno sul Sud America. 1. Partiamo 3. Che il Nord America è già bello pieno. Sì, allora, i dadi con il più, che sono dadi buoni, che durante il setup non si usano, vanno ritirati. E ho ritirato un più. Ritira. E un 4. Questa è la nostra situazione di partenza. C'è la malattia rossa, di cui daremo un nome prima o poi. Mm-hmm. Che con la febbre rossa. La febbre rossa qui è molto diffusa, proprio da dove partiamo. Cosa vuol dire la diffusione? Fino a che ci sono 3 dadi dello stesso colore in una regione, ancora va bene. Quando i dadi iniziano a diventare 4, perché alla fine di ogni turno si tirano dadi addizionali, più ci sono altre cose che fanno tirare dadi addizionali, quando diventano 4 si scatena un outbreak e quindi questo indicatore aumenta. Davanti, i dadi in più si spostano sulla regione adiacente, quindi possono causare delle reazioni a catena, quelle capiteranno e si vedranno in gioco. Quando questo arriva alla fine si perde. Questa però è la situazione delle regioni. Al momento siamo abbastanza sicuri. Se nel setup avessi tirato 4 1 rossi, ad esempio, si ritira uno di quelli, okay, o si sposta direttamente nell'altra. Poiché non ci può essere un outbreak in partenza, altrimenti rischi già di perdere. Casualmente poi uno dei giocatori, i giocatori prendono i personaggi. Ci sono diversi tipi di personaggi, noi li abbiamo pescati prima. Siamo una ricercatrice e tu sei lo specialista, di contenimento. Di contenimento. Ogni personaggio ha le sue abilità speciali. Alcuni sono più utili, altri meno utili. Adesso vedremo se questa coppia è in grado di curare il mondo e debellare le malattie. Il gioco si svolge in 4 semplici step. Appunto, girare per il mondo. Elencati sulla carta azioni. C'è una carta azioni con tutto l'ordine. La prima cosa che si fa è ogni personaggio ha dei dadi che sono specifici per quel personaggio. In questo caso sono molto simili perché io ho un marrone scuro e lui un marrone chiaro. Ma ci sono tantissimi altri dadi, se vuoi far vedere quello. Ci sono moltissimi altri dadi a seconda del tipo di personaggio. Ogni dado ha sulle facce delle azioni diverse. E sempre il turno, di solito il gioco dice di scegliere casualmente. Ma c'è una variante molto carina che dice che l'ultimo a essersi ammalato inizia. Quando ti sei ammalato tu? Prima di Natale. Ok, io lunedì scorso, di raffreddore, quindi inizierò io. Il turno, adesso facciamo un turno di prova per farti vedere. Si tirano i dadi. Ok. Tutti i simboli sui dadi hanno un effetto diverso. Adesso li girerò per far vedere. Questo simbolo qui, che è quello dell'outbreak, è il simbolo brutto. Che è quello del biohazard. La cosa peggiore che ti può capitare, che è il simbolo del biohazard. Poi i simboli, a seconda dei dadi, cambiano ovviamente. Ma sono più o meno, questi qua sono quasi tutti uguali di questo. Dammi un aereo. Un aereo in arrivo. Grazie. E questo sarà una siringa. Io ho anche delle freccine. Sì, quella è la tua azione speciale, come questa è la mia azione speciale. Okay. Tirando questi dadi, mettiamo che avessi tirato tutti questi, anche se metà sono i suoi, devi scegliere in che ordine risolverli. Ognuno di questi è una tua azione che puoi fare. Quando viene il biohazard, che è brutto, lo metti da parte perché quel dado fa aumentare il livello di infezione. Se ci fosse un'epidemia va risolta, poi spiegherò come funziona. Poi le altre possono essere risolte in qualsiasi ordine, possono anche essere ritirate. Se ad esempio queste azioni a me non piacessero, potrei ritirarli tutti. Ovviamente tirando non c'è limite al numero di volte che puoi ritirarli, però più le volte ritiri, più è possibilità che ti venga il biohazard, e quando viene il biohazard quello non puoi ritirarlo. Okay. Il biohazard vuol dire che noi abbiamo in questo caso 3, 6, 13, una ventina di volte che possiamo tirare il biohazard e poi abbiamo perso. Quindi se ci sono delle azioni che ti interessano conviene non ritirarle. Puoi svolgere in qualsiasi ordine ti pare. Allora, l'aereo, che è la più semplice, ti permette di viaggiare in qualsiasi punto del globo. Ok. Come tua azione. Chiaro. La nave è uguale all'aereo, ma ti permette di viaggiare solo in una regione adiacente. In questo caso dovrebbero essere messi tutti intorno, ma queste due le consideriamo adiacenti, anche uno perché 1 e 6, perché non avevamo spazio dove metterli.
Comunque con la nave ti puoi spostare in una qualsiasi delle due regioni. Una volta che le hai risolti, li sposti di lato, perché gli altri, se vuoi, puoi ritirarli. Questa, che è la cura, è la cosa base che si può fare in questo gioco. Prendi un dado di un qualsiasi colore nella regione in cui sei e lo sposti nel centro di ricerca. Vuol dire che da qui è stata curata. Se qua dovesse venire un altro dado rosso, non c'è un outbreak. Cosa vuol dire averla qui? Vuol dire avere qui una malattia, vuol dire che puoi sia raccoglierne un campione, se avessi avuto questo risultato, e quando si raccoglie un campione si prende e si mette in questo modo, il dado sopra, e si tiene da parte, perché questi sono bloccati, si dice. Sono bloccati, quindi poi tirerai dei dadi in meno, però ti serve per poter trovare una cura. La siringa ti permette, oltre a spostare un dado nel centro di ricerca, può permetterti di spostare un dado dal centro di ricerca al sacchetto. Quindi quella strain, diciamo, di quella malattia, per il momento è stato debellato. Il problema è che ti servono due siringhe per poter fare, metterlo nel centro di ricerca e poi rimetterlo nel sacchetto. Quando una malattia è del tutto curata, faccio un'anticipazione, ne puoi mettere tutti quelli di quel colore dentro, come con un'azione sola, perché quella malattia è stata curata. A differenza del gioco di Pandemic, una malattia non viene mai del tutto debellata. Però si vince una volta che hai trovato la cura. Questo comunque con la siringa, poi si vedrà in gioco. Il Biohazard, abbiamo detto, alcuni simboli speciali, come la mia ricercatrice, ha doppio simbolo, quindi nave e raccogli campione. Posso scegliere qualsiasi dei due, quello che mi interessa. La tua abilità speciale invece ti permette di prendere fino a 3 dadi che sono nel centro di ricerca e rimetterli nel sacchetto, perché sei il containment specialist per Giustamente. questo. Comunque poi se alcune cose vi sembrano particolari e complicate, poi in realtà il gioco scorre molto facilmente. Quando si tirano alla fine del turno, questo è il mio turno, io ad esempio con questi dadi, c'è un esempio proprio di questo turno, avendo tirato tranne i tuoi. Questo non posso usarlo e avrei fatto avanzare l'infezione di uno. Questi altri, mettiamo che tenessi proprio questi senza cambiarli, con la nave posso spostarmi da una parte all'altra adiacente, però qui il problema sono questi tre. Se dovessimo tirarne altri potrebbe esserci un outbreak. Quindi io con una siringa curerei questo e la metto da parte. Mi viene in mente che potremmo iniziare a curare quella rossa, la febbre rossa, quindi quest'altro. Nel centro di ricerca raccolgo un campione e con l'altra nave mi sposto per poi andare a curare qui. In questo caso io ho finito la mia azione. Finite le mie azioni, devo prendere il numero di dadi che sono indicati nell'infezione, che aumentano, e tirarli come se ci fossero nuove infezioni. Li piazzi in giro. Se vengono delle croci, questi simboli qui, si mettono nel centro di ricerca. È una cosa buona perché i dadi che sono con la croce sul centro di ricerca possono essere utilizzati per comprare queste carte. Queste carte sono di solito dei bonus molto forti, ma usa e getta. Ti possono salvare la vita, in questo caso costano parecchio perché costano 3 e 2. Noi durante il setup non possono esserci dadi lì, quindi il primo turno non puoi comprare niente. Direi che possiamo iniziare. Ok, una sola domanda. Raccogliere i sample a che cosa serve? Ah, giusto. Raccogliere i sample serve a. Una volta che tu hai raccolto, ad esempio, un paio di campioni, prima di tirare i dadi dell'infezione e dopo aver svolto le azioni, io posso provare a trovare una cura. Quando provo a trovare una cura, prendo i dadi che ho raccolto nei campioni, li tiro e devo fare 13 o più. 13 o più vuol dire che ho trovato una cura, un dado si mette qui e quella malattia è curata, quindi poi hai dei vantaggi nel curare quella malattia. Se non ci riesci, non succede niente, li riprendi e rimangono come sample. I sample possono essere scambiati, devi essere nella stessa regione o nel mio caso ho un'abilità speciale, posso farlo in qualsiasi regione. Può servire per aumentare le possibilità, ad esempio con questi dadi è impossibile fare 13 o più, quindi me ne servirebbero almeno 3. C'è una carta che è il ricercatore, proprio quello che cerca la cura, che lui con 11 o più può farlo, quindi è un vantaggio. In questo caso non ce l'abbiamo. Comunque puoi provare tutti i turni a cercare una cura, ovviamente finché non ci riesci quei dadi sono bloccati, E quindi quindi dopo non puoi emulazioni, tirarli. eccetera, eccetera. Ok. Quindi possiamo iniziare. Il turno inizia con io che mi sono ammalato, che tiro i miei dadi azione. Biohazard, devo metterlo da parte e aumentare di 1 il livello di infezione. Quando il livello di infezione arriva qui e c'è un'epidemia,
Si prendono tutti i dadi che sono nel centro di ricerca, più il numero dei dadi indicato qui, dal sacchetto, e si tirano e infettano tutto il mondo. Ottimo. Quindi bisogna stare attenti a avere tanti dadi qui quando si avvicina il momento dell'epidemia. Comunque, questo non posso farci niente. Il resto ho due siringhe, una nave e o una nave raccoglie i campioni. Io direi che userò tutte e due. Metterò con le due siringhe due dadi rossi nel centro di ricerca. Con la nave campione campionerò uno di questi. E con la nave la ritirerò perché non mi serve spostarmi al momento. Un'altra siringa. Quindi curerò anche quest'altro rosso. Non proverò a cercare una cura avendo un solo. Non posso Ovviamente. comprare carte. Quindi prendo tre dadi come indicato qui sotto e li tirerò per vedere dove si infetta il mondo. Vengono presi a caso. Questo più viene messo nel centro di ricerca e può essere usato per comprare le carte. Questo 6 va qui, brutta situazione. E questo 5 va qui. Una cosa particolare del tuo personaggio è che quando si sposta in una regione, se ci sono due o più dadi dello stesso colore, uno di quelli lo cura automaticamente. Quindi è molto forte il movimento per quel personaggio. Comunque questa è la fine del mio turno, tocca a te. Il turno è È molto vero, c'è. scorrevole e Quindi molto veloce, io tiro i dadi. facendo meno outbreak possibili. 1. Uno. Quello non puoi più ritirarlo, quindi aumenta di 1 l'infezione. Ok, io mi posso spostare dove voglio perché ho un aereo. Sì. Puoi anche usare un'azione, vedere cosa succede, pensarci un attimo in caso ritirare gli altri. Ok. Ok, questo l'ho usato e mi sposterei qui che ci sono già quattro dadi. In questo caso si attiva il tuo potere. Si attiva il mio potere. Prendo un dado di ogni colore che ne ha due Due o più e li metto qui. li tratti, Li tratto. diciamo. Li tratto e finiscono nel treatment center. Esattamente. Adesso puoi scegliere se ritirarli o usare gli altri dadi. Allora, posso scegliere se usare una siringa per spostare nel CDC, giusto? Nel sacchetto. Nel sacchetto. Sì. Che mi sembra una buona Ok, visto che stiamo azione. cercando di curare il rosso, anche un rosso va bene, tanto non li raccoglieremo tutti come sample. Ok, in realtà gli altri due mi servono per rimettere I dadi da dadi qui nel nel sacchetto. sacchetto, quindi potessi anche ritirarli. Sperando che ci sia un sample per te. Ah, un aereo, C'è un che non è aereo male. e potrei spostarmi qui e mettere via Un nel altro treatment center anche giallo. un giallo. E secondo me puoi anche usarla quella se non vuoi ritirare. Basta che lasci un rosso dopo per raccogliere le malattie. Il tempo ce lo sta dando questo. Ok. Lasciare i dadi qui rischi che il tempo te lo dia quest'altro, che è un po' più Ovviamente. corto. Il colore del dado che butto nel sacchetto non ha importanza in questo No, c'è una momento. cosa poi per persone più avanzate che hanno giocato tanto, io ancora non mi è capitato di usarlo bene. Sotto ogni regione ci sono dei colori e ti dice Ok. quanto è più probabile che quella malattia, perché dipende dalle facce del dado, vada in quelle regioni. Quindi in questo caso il blu nel 2. Ah, giusto, perché noto adesso che questo dado da 6, ad esempio, ha 2 volte il 3. Sì, ogni 4 volte il dado, il 3. giallo ad esempio, la cosa più difficile da curare è il blu, perché il blu ha 2, 6, 2, 1. Uno 0 e un 3. Quindi fare 13 devi fare almeno 2, 6, se no non ci arrivi. I dadi qua, ad esempio nel 2, in Europa è più facile che ci sia la malattia gialla che quella azzurra. Questo però ti serve per fare dei calcoli più avanti che al momento non ci servono. Vabbè, Però ti aiuta. se è più difficile curare il blu, io lo risposterei nella. Ce lo teniamo per dopo. Esatto. Li puoi spostare Pensiamoci fino a dopo. 3. Ne posso spostare fino a 3, però non so se ci conviene spostarli tutti o no. Beh, spostiamo un rosso e un Lasciamo un giallo, così rosso. tanto non dobbiamo raccogliere i sample. Ok, e Tu hai quindi finito il tuo il mio turno, finisce. E non puoi tiriamo i trovare una dadi. cura. Prendi tre dadi, li 1, 2 e 3. ritiri. 3 nero. Un 5 e un 6. Ok, abbastanza tranquilla la situazione. Io tiro solo 4 dadi perché uno purtroppo è impegnato a contenere i campioni. Spero di fare qualche campione. Tre 3. campioni. Che in realtà uno mi serve per la nave. Perfetto. Allora io userò la nave, questa nave campione, per spostarmi qui, al Ok. 6. Userò una siringa per curare un rosso e userò questi altri due campioni per campionare I due rossi. i due rossi. Ok.
fine del mio turno prima di tirare i dadi, io adesso provo a trovare una cura. Quindi prendo questi tre dadi, li tiro e devo fare 13 o più. Non la vedo bene. Ho fatto due perché il più in questo caso conta 0. Quindi non ho trovato una cura, posso riprovare il prossimo round, però adesso ho tre dadi bloccati. Ok. In questo caso, uno, per avere certezza, se ci fossero altri dadi rossi qui, tu potresti andare magari da una parte, prenderne uno, poi passarmelo. Però sono io che te li posso dare gratis. Però se tu riesci a prenderne uno, potrei darteli tutti dopo, E provare a curare. sì. Devo Ok. tirare i tre dadi Vai. di infezione. Quando finisce il sacchetto, abbiamo perso. Ok. 6, 6 È un 3. e un 3. Quindi ancora niente di particolare. Quindi in realtà la cosa che conviene fare è cercare di avere sempre un po' di dadi nel sacchetto. Di averne qua dentro, sì, soprattutto quando iniziano ad essere scarsi, quando Ok. senti che il sacchetto diventa Va leggero. bene. Buono, neanche un outbreak. Diciamo Allora. che quei tre sono un po' ridondanti. Si possono ritirare dopo. Io potrei spostarmi nel 6 e È una buona cosa. Con la nave prendo, anche solo, se sì, vuoi. esatto, e due dadi finiscono lì in mezzo. Ciao. Già così. Poi, Cioè, tu sei più efficiente quando il mondo è più nei casini. poi potrei spostarmi o sul 5 o sul 3 e mettere via anche un altro giallo o un nero con Sì. Sì. l'aereo. Faremo un nero, che mi Quindi ho sembra che usato siano l'aereo. fastidiosamente difficili da curare. È carino il coso, si sembra illuminarsi la webcam. E questi li ritiro a sto Sì, punto. non ti conviene metterli via. Quello serve quando si accumulano tanto. Vabbè. Potrei campionare un rosso e metterlo da parte per dopo. Se non dovessi trovare la cura, sì. Sì, Intanto facciamo così. In più questo potrei. ce l'hai tu. Sì, Quindi vabbè, segnaliamo così. si vede che sono di colore diverso. E potrei usare l'aereo e andare anche qui e togliere anche un giallo. Potresti anche volendo usare l'aereo per venire da me e darmi il sample. Ah, quello può essere interessante allora. Sì, e facciamo così. Non ci sono Perfetto. azioni da fare per darti il sample, No, a darti il giusto? sample è alla fine del turno, quindi prima rifinisci di risolvere le azioni, poi mi dai il sample. Diciamo Ok. che se tu finisci il tuo turno via da me, non puoi darmi il sample. Però tu Ok. c'hai ancora questo. Io c'ho ancora quello, potrei mettere o i dadi che ci sono lì in mezzo nel sacchetto o O provare a ritirarlo. ritirarlo e Come vuoi tu, è sperare uguale in perché non le qualche stiamo cosa. curando quelle Una nave. nave e quindi sposto anche il giallo. No, perché se poi non mi puoi dare il sample, però. Ah, giusto. Perché deve essere a fine turno. Ritiralo. Aereo. Ce la farò. Aereo. Ti piace viaggiare? Nave. Nave. Ok. Vabbè, mettiamo via questi Mettiamo dadi via prima questi di due. creare dei danni. Ma no, non volevo un aereo, non volevo un aereo, una nave. Ti stanno prenotando di tutto. Ce n'è un personaggio che è molto carino che ha come dado l'elicottero e può spostare la gente dove gli pare. Devo tirare i dadi dal Devi tirare i sacchetto. dadi infezione. Tre. Tre dadi ancora, per fortuna. Uno, due e tre. È caduta dentro. Un più. Un Buono. sei. Volendo potremmo prendere questa carta. Le carte le puoi comprare in qualsiasi momento, Ok. tranne quando tiri i dadi alla fine e risolvi l'infezione. Ok. Noi potremmo ritirare un dado mentre cerchi una cura, che direi che è una cosa ottima se facciamo schifo qua. Sì. Hai tirato, non ci sono outbreak perché No, ci non ci sono sono. outbreak. Quindi turno mio. Io tiro solo due dadi. Nave Nave sample. Io una nave la ritirerei. Outbreak. ottimo, bravo. E tra poco si avvicina l'epidemic, però per fortuna non c'è niente qui. E con l'altro nave sample mi sposterò di L'altro. qua. Non faccio niente, però provo a cercare una cura. Adesso con quattro dadi, dai, eh? Sei una Se non ricercatrice, fai cavolo. 1-1-1 come prima. O zero, è una ricercatrice. Oh. Boom. Ho trovato una cura. Cosa si fa quando si trova una cura? Si mette uno di questi dadi sulla carta per indicare che la malattia è stata curata e gli altri tre nel sacchetto. Cosa vuol dire che quella malattia è stata curata? Ora, in ogni caso, quando abbiamo una siringa o poteri speciali, il tuo no, però con i che è simile alla siringa, ti permette non solo di spostare un dado, ma tutti i dadi di quel colore che sono in quella regione. Ugualmente,
quelli che ci sono nel centro di ricerca, se ci sono 40 dadi rossi, noi adesso con una sola siringa li potremmo spostarli tutti nel sacchetto. E adesso devo tirare i dadi infezione. Riprendiamo i dadi. Sono ancora 3 dadi infezione, per fortuna. Un più, che è buono. Un 6 rosso, che potrebbe essere meglio. E un 2, qui tra un po' inizia si rischia l'outbreak. Inizia a essere problematico. Adesso abbiamo a disposizione una carta, volendo, che ci fa saltare il tiro dei dadi a fine turno, o un'altra che puoi scegliere uno dei tuoi dadi, che è molto forte quella, su qualsiasi risultato. Tranne Biohazard, perché saresti un imbecille. Puoi farlo, però poi nessuno ti invita più a giocare. Va bene. Tira i tuoi dadi. Tiriamo. Cura queste malattie. I can do it. Un Biohazard. Aspetta, e quindi c'è un'epidemia. Ok. Si prenderebbero tutti i dadi che sono qua dentro, e per fortuna tu li hai tolti. Vedi che è andata bene? Prendi il numero dei dadi futuri, cioè nella nuova, che sono sempre 3. Che sono sempre 3 e che saranno 1, 2, 3. E li tiri. 1, 3, 6. 1, 6 e 3. Nessun outbreak. Puoi continuare a risolvere i tuoi dadi. Allora, quello che contavo... Ti piace viaggiare, vedo dai risultati. Sì. Quello che contavo di fare era intanto andare nel 2 con un aereo e mettere due dadi in mezzo. Uno, scusa, sì. Poi usare l'altro aereo per tornare indietro. Qua e prendere due dadi e metterli dentro. Perfetto. E poi con una siringa, a questo punto, ti direi di togliere un altro dado. Sì, se non hai avuto sample. In realtà a questo punto, per te, con questa nave, puoi anche usarla tranquillamente o cercare sample, però... In realtà sarebbe meglio che li cerchi. Dipende, qua è appunto la strategia. Proviamo a cercare un sample. No. Un'altra siringa. Beh, provo a ritirare. Un aereo. Potrei togliere un dado giallo, ma lo potevo fare anche con la nave prima. Qui, allora, i neri saranno tantissimi. Però potevi farlo anche prima con la nave sul giallo, quindi a questo punto commiccia. Ci credo. No, posso spostare dei dadi nel sacchetto, però. Che non è male. Dobbiamo decidere... Cosa vogliamo curare? Quello che ci viene. Magari spostiamo questi 3 e iniziamo con la blu? Esatto, sì. Tanto ormai la rossa è curata. Quindi io le mie azioni le ho fatte. E adesso o ci compriamo quello che non ci fa tirare i dadi, però la situazione mi sembra abbastanza tranquilla. No, siamo ancora indietro. Abbastanza tranquilla, quindi... 1, 2 e 3. Più grande. C'è un personaggio che è molto forte, che praticamente quando lui tira, lui c'ha il più nei suoi dadi, e quando tira il più può prendere uno dei dadi e metterlo sul più. Notevole. Fatto, siamo 4 più o meno a posto, tiro io. Sample. Ah, 3 sample però. Un Biohazard, perché non manca mai. Tu uno ce lo devi sempre mettere, almeno. Allora, iniziamo con una siringa... Curo questo? No, perché tu sei nel 5. Ah, io sono nel 5, giusto. E allora uso uno di questi per fare la nave. E mi sposto lì. Curo un azzurro con la siringa. E con gli altri due prendo 2 sample azzurri. Sei tu che devi andare a debellare le malattie. Io devo stare dietro e ricercare, perché non sennò... Non ti preoccupare. Verrà fatto. Ma sapete, il ricercatore, containment specialist. Avrei preferito un medico a aiutarmi, però... Più. Iniziamo a doverle usare, anche perché una volta che ne hai usata una, si refresce immediatamente. Okay. Lì è brutta la situazione, sta a te. La situazione è brutta, ma tanto io avrò aerei e navi. Volendo possiamo usare questa che ti giri i dadi come ti pare. E adesso vediamo cosa, magari vediamo cosa viene. 2 Biohazard. Non volevo lasciarti indietro. Siamo vicini all'infezione. No, hai recuperato abbondantemente, tranquillo. Hai così poca cura del genere umano? Esattamente. Allora, intanto... Sì, non è il gioco più adatto per te questo. No. Perché per te se il genere umano venisse distrutto... No, delle singole persone. Allora, mi sposto qua, intanto sposto un dado giallo. E con l'altro aereo mi sposto qua e spostiamo anche un dado azzurro. E uno giallo. E cerco... Ah beh, potremmo spendere invece che tirare che poi...
Quello lì, guarda se ti dice che devi usarli, devi spostarne tre o dice apto. Apto. Spostiamo i due gialli dentro, in caso se vuoi usare quello. Ah no, io contavo di girarmelo comprando una carta. Ah, giusto. Ma ti conviene, puoi farlo fino a tre dadi. Tranne Quindi non avrebbe senso il usarlo adesso. biohazard, esatto. Ok, e allora usiamo questo per mettere due gialli via. Compriamo Ok. E poi io in questo quella che non caso, tiro le che non tiriamo cose. l'infezione, quindi Esatto. compriamo Quella di mezzo. l'evento Una notte tranquilla. E ci aggiungiamo invece ospedale mobile. Quando entri in una nuova regione in questo turno, muovi un'infezione dalla regione al centro trattamento. Questa con il tuo potere è una combo fortissima. Perché potresti usare questa prima se ci avessi. Ce l'abbiamo. Questa prima perché così ti rigiri tutto sugli aerei e inizi a fare un giro intorno assurdo. Devi tirare le infezioni. E Devo tirare infezioni. siamo a uno da un outbreak. Sono ancora tre. Un più e due Doppio uno. uno, tranquillo. E un più. Perfetto. Io tiro solo tre dadi. Domanda, noi abbiamo comprato della roba, i dadi vengono rimessi nel sacchetto. Sì, giustamente non li ho tolti. Abbiamo comprato Una quella da da tre. 3. Dobbiamo scegliere quali. La rossa, Beh, la direi che rossa che l'abbiamo abbiamo già curata. Puoi curato. scegliere, sì. Io tiro solo i tre dadi perché sono impegnata a ricercare. Buono. Peccato che non ho. Ho una nave. Perché uno lo posso ritirare? Vabbè, ci provo. Tanto con 3 è difficile col blu, però. Io sono questo. Marrone scuro. Mi sposterò qua. No, là è meglio che te lo lascio. No, sposto. Quasi quasi ritiro questa, però poi ci potrebbe essere un outbreak. Quindi con questa faccio il sample. Ok. Comprati la carta che giri su quello che vuoi. Beh, Sono solo due, però. mi ha sacrificato Ma uno mi va una. bene di quelli. Ah. Piuttosto mi prendo quella per ritirare la cura se faccio tipo 2-6 o qualcosa. Direi che a questo punto mi curo un rosso per dopo. E, no, il rosso, li curo tutti e due. E con la nave mi sposto qua. Perché Perché li curi tutti e due? abbiamo trovato la cura del rosso. Giusto, hai ragione. E provo a cercare a trovare una cura. È Vai. difficile, questi hanno 6, 6, 1, 2, 0, 2, 3. Sì, è difficile. Difatti, anche tirando questo, ritirandolo e facendo 6, verrebbe 10, non ce la faccio, servono più sample. Ma confiderò in te per ricercare, per curare le Farò quel che malattie. Questa posso. l'abbiamo usata. Tiro i tre dadi infezione. 4. A caso, un più è buono. 5-6. 5 e 6. Puoi Ma adesso con gli aerei non ti preoccupare. usare anche quella carta. Purtroppo non puoi usare tutte e due. Sarebbe stato figo. Però vediamo, magari fai 5 aerei e siamo a posto Esatto. uguale. Ah, outbreak. Altra epidemia. Quindi, siamo arrivati a 4. Prendi 4 dadi da qui. E ci aggiungo i due e E i due mezzo. rossi in mezzo. 4. Tutti rossi. E li ritiri 4. tutti. Rossi siamo più o meno. La Madonna. Allora, prima si mettono tutti. Funziona Ok. così adesso perché c'è sicuramente un outbreak. Si mettono tutti. Il più va qui. Si inizia a vedere se ci sono outbreak dall'1. Ok. Arriviamo al 6. Qui c'è un outbreak, quindi questo sale di 1. L'outbreak è quando ci sono quattro dadi dello stesso colore in una Sì, regione. 4 più. Quelli Sì, beh. in più si spostano di qua. Se qui ci fossero stati già altri tre rossi, c'era un altro outbreak e quindi passava qui. E a catena, e di solito capita spesso. Ok. Quindi siamo a 1 su 8 dalla morte. Puoi Va continuare bene. con le tue azioni. Posso continuare con le mie azioni e io a questo punto userei sicuramente una nave. Per spostarmi qui e prendere questi due Ok. e metterli Perfetto. qua. C'ho un sample con cui potrei prendere un sample del blu. Sì, poi me lo devi dare però. Ok. Ma adesso arrivo a dartelo. E a questo punto questi due li ritiro
Sì. Sì. perché sempre del rosso non ci serve a niente. Rimettere un dado adesso non è utile. Potrei prendere un altro sample. Eh no, del rosso non ti serve a niente. Giusto. Puoi ritirarli. Ci Tanto conto. ormai siamo già passati lì. Esatto. Una nave, e io posso spostarmi qua con la nave. Buono, e prendi uno e uno. E puoi anche prendere un sample del blu. E posso prendere un sample del blu. Che poi mi verrò a prendere io dopo. Che non me lo Perfetto. puoi dare ora. Questi restano qua, questi me li riprendo. E quindi adesso se ne tirano 4 di là di ogni Già, round. il sacchetto inizia già a essere parecchio leggero. 1, 2, 3, 4. Parecchio leggero. lo so, ma. Io faccio quel che posso. E c'è un outbreak nell'1, forse. No. No. Fortuna no, E un questo è un 5. 5. Adesso siamo a Ok. posto. Sta a me. A give sample. Io posso, posso darteli io e poi la trovi tu la cura. Io Ok. tiro due dadi. E ti pareva che uno dovesse essere break. C'ho qua, questo lo ritiro. Se possiamo usare, no, il mobile hospital non mi serve, serve a te. Una siringa. Dove sono io qua? Sì. Tolgo un giallo. E ti do i tre sample. La ricerca della cura è l'ultima cosa che faccio, L'ultima suppongo. cosa, sì. Perché sono un sacco di dadi, cioè se non ce la facciamo. Uno. 4 e Più. 5. Lì è brutta come situazione, però qua io farei all-in. All in questa good planning e mobile E mobile hospital. hospital, sì. Quindi Quindi sono 5 dadi che tornano nel sacchetto. abbiamo un rosso, un blu, un giallo e due neri. Almeno si rimpingua un po'. Io ho 3 dadi, quindi Puoi praticamente scegliere decido che cosa che cosa faccio. fare. Io devo finire. No, non devo neanche finire da No, puoi fare te. dove ti pare. Perché ti ho dato io. Allora, quello che mi conviene fare Questa è forse brutta, è adesso. bruttissima. Questa è brutta e questa è bruttina. Faccio 3 aerei e vado Sì. avanti e indietro. Anche perché Qui tolgo due prima, dadi. aspetta, c'è un'errata, cioè un'errata, c'è un, si chiamano fine points, proprio dell'esempio della combo del tuo personaggio. Dice, quando il container specialist ha il mobile hospital, prima ha effetto il tuo. Ok. Quindi ne hai spostati due. Poi ha Ok. effetto il mobile hospital, quindi ne sposti un altro. Ok. Questo è tutto, il tuo primo aereo. Ok. Il secondo aereo potrei venire qua, che è orribile Tanto come non c'è bisogno che situazione. stiamo insieme, sì. Ok. E l'ultima cosa che mi stavo domandando è se il terzo fare un aereo o rimettere i dadi nel sacchetto. Puoi fare quello che ti pare. Intanto facciamo quest'aereo, vediamo Sì. cosa succede. Questo 1 e 2 uno e finiscono due finiscono dentro, dentro, più un più un altro. altro. Sì, direi E direi che. che il terzo, quindi facciamo che rimetto 3 dadi almeno. Facciamo i gialli e neri, tre Sì. In dadi nel sacchetto. modo che. E adesso devi trovare la cura. C'hai 5 dadi, non puoi ritirare purtroppo, perché non abbiamo abbastanza aiuti del CDC. Proprio Sì. così. Grande. Questo più lo mettiamo qui, abbiamo curato anche là. Non è sicuramente l'itterizia, ma potrebbe No, questo essere. blu è, scusa, è quello di The Strain, è il verme di The Strain che ti Ok. trasforma in vampiro. Però abbiamo curato, questi vanno nel sacchetto. È le escherichia zombie. Le escherichie zombie. Quella è la febbre rossa. Ok, e Quindi tocca. adesso, no, No, giusto, magari. tocca ai 4 dadi Hai quattro dell'infezione. dadi della morte. Della morte. Ne ho appena rimessi dentro un po'. Hai fatto un gran lavoro, sei stato un gran containment specialist. Adesso vediamo se la fortuna ti aiuta anche qua. Più Un più, un va 4, un 5, benissimo. un 6. Va Il perfetto. 6 è blu, il 5 è giallo e il 4 è nero. Qui che abbiamo visto prima, era capitato anche in un'altra partita, se tu lasci vegetare troppo i dadi qui nel più, ti si affievolisce il sacchetto, chiaramente. Ritira un dado con biohazard prima che faccia effetto. Buono, e questa qui praticamente ti permette quando stai tirando i dadi infezione o per una epidemia o alla fine, uno di quelli, se dici no, i neri no, lo puoi rimettere nel sacchetto. Ok. E quello per la cura.
Adesso direi di trovare la cura per il nero, magari vediamo i dadi. Vediamo cosa esatto, dicono i dadi. Vediamo cosa viene fuori. Neanche un outbreak, direi che va più che bene. Hai due sample. Siringhe va bene, due sample, una nave. Allora io mi sposterò. E qua volevo farti, però rischiamo l'outbreak, quindi mi ci sposto io. Vado qua con la nave. Tac. Curo un giallo. Se curo un altro giallo e faccio i sample di tutti e due. Ok, quindi andiamo sul giallo. Litterizia. Fai. E devo tirare i quattro dadi della morte. Qua non so se conviene che te li dia a te. Per poi fare, secondo me conviene, li tengo io poi in caso di ritorno dopo. 5. Un più. Un 5. Un 6. E un 3. Meno male che c'è il tuo personaggio, perché sennò erano gravi danni. Qui. Vedi, vedi. A te. Un outbreak, ce lo teniamo perché tanto non siamo ancora all'epidemia. Esatto. Io qua potrei intanto prendere un giallo con una siringa, sì, di cui farò un sample. Ok, quindi se finisci il turno con me me lo puoi dare? Questo io direi che dei dadi li rimettiamo nel sacchetto. E cosa conviene? Blu e nero? Blu e blu e nero. Blu e nero. Beh, in realtà sia blu che rosso l'abbiamo curato, quindi sì. E con quest'ultimo dado provo a venire da te. Boh. Sì, provo lo stesso a venire da te. Vai. Vai, Hazard. Ci hai provato? Ci ho provato. Ti sei infettato. Va bene, va bene. Basta che non fai sei blu. Poi per il resto puoi fare quello che vuoi. Però vabbè, un altro outbreak non è la fine del mondo. Pescato due blu. Sei blu. Ovviamente, dicevi? Uno. Meno male che non hai fatto altri due blu qua. Tre. Qui non ci sono outbreak. Qui va in outbreak il blu. Quindi si sposta qua. Però si ferma lì. Tre per fortuna. E quindi andiamo a due. Ok. Tu sei venuto dove sono io? No, quindi non mi hai dato il sample. Tiro tre dadi. Outbreak. Direi che questo uso la carta. Okay. Compro la carta per ritirare un outbreak. E direi che tolgo il nero. E questa viene usata? Sì, si gira già l'altra perché potrei usarla. E al contrario. Remote treatment. Move every two infection dice from any region to the treatment center. Quella potrebbe essere buona. Comunque queste altre due siringhe, una la ritirerò. No, perché poi viene. Devo ritirare l'outbreak. Per prima cosa. Nave, perfetto. Quindi, io sono qua. Sì. Andrò qua. Aspetta, stiamo curando i gialli? Sì. Quindi prima curo un giallo con una siringa. Poi mi sposto qua e curo un nero. No, anzi. Non ti posso dare il sample così? O tu non mi puoi Io te li posso dare. Tutti, te li puoi dare lo stesso. A distanza. Ah, ottimo. Stavo pensando che userò quella lì di spostare due dadi qualunque dove nel treatment center. Nel treatment center. Ah no, ah sì, va bene. Sposterò due dadi qualunque nel treatment center di qualsiasi regione? Sì. Regions, quindi tolgo un nero di questi e un blu di questi perché io con l'altra siringa curo questi tre rossi, che adesso probabilmente li dobbiamo ritirare. E ti passo i sample. Ok. La carta nuova che abbiamo pescato è muovi fino a 4 dadi di qualunque colore dal treatment center al infection bag. Cosa? Quella nuova che abbiamo pescato. Ah, costa 1, però non abbiamo niente. Devo tirare i 4 dadi. Sì. Aia. E hai fatto bene a spostare un blu prima, mi sa. No, doppio outbreak. Allora, sì, ho fatto bene, sarebbe stato un altro. In uno c'è un outbreak del rosso. C'è un outbreak del blu. E si ferma lì. Si ferma lì. Siamo a metà.
questo 4 va qua. Dai, mi sembra che sia facile morire, però. È facile morire, sì, sì. Ok. Considerando che questo è un biohazard, che vuol dire che parte... un outbreak. Un'epidemia. Sì, un'epidemia. Quindi sono questi 3, più altri 4, e il... senti, prendi il sacchetto. È molto leggero. Molto, molto leggero. 1, 2, 3, 4. Vai, Claudio, io confido nel tuo potere dei dadi. La faccia, quanti dadi. Aia. 5 2. Per fortuna 3. Che rossi e blu li abbiamo curati, eh? Esatto. Quindi qui non ci sono outbreak. Qui c'è un outbreak. Questo va qua. Di nero che si sposta. Nero si sposta. Qui ci sono due outbreak. Qui ci sono due outbreak, quindi uno è l'azzurro che si sposta qua, uno è il rosso che si sposta qua, e quindi fa 1 e 2. E qui c'è un outbreak. Due abbiamo, outbreak. Sì, abbiamo perso, più l'altro outbreak. Abbiamo persissimo. Overkill. Overperso. Il mondo è morto, Matti. Vediamo se tu, mentre il mondo sta cadendo, avresti trovato una cura. Ormai è morto. Il mondo sta cadendo, ma... l'avresti curato? No. No, non l'avresti neanche curato. Non l'avrei neanche curato. Quindi il mondo è stato distrutto dalle malattie che abbiamo curato. Figurati se non le curavamo. Bisognava andare a pulirle. Esatto. Ottimo! Che bella mazzata. E qui chiudiamo questa partita. Chiudiamo questa partita. Ci siamo. Abbiamo giocato a Pandemic La Cura, o Pandemic The Cure. Fast Acting. Fast Acting, c'è scritto. Azione rapida. Azione rapida. Azione rapida è quanto rapidamente abbiamo perso brutalmente. E qui direi, farei parlare Claudio, perché era la prima volta che ci giocava. Dunque... per quanto riguarda i materiali e che cosa mi è piaciuto del gioco, i personaggi sono molto carini perché sono delle tessere del laboratorio. Sì, la scheda, se non si è visto, c'è il buchettino per attaccarlo, esatto, come tesserino. Il tesserino del laboratorio è una cosa molto bella. I dadi sono piccoli e leggeri. E carini, a me piacciono sempre poi i dadi custom. I dadi custom, i dadi custom mi piacciono, non so. Sono molto belli, e sai che con Guerre Stellari ho fatto una battaglia per i dadi custom. Il problema però è che a differenza di un gioco di ruolo in cui ti puoi comprare un set di dadi esterno, se perdi dei dadi di Pandemic The Cure, sì. Anche secondo me questa per sempre è chiaro, ci sono un sacco di giochi che hanno questa pecca. Però in questo qua si sente molto, perché se ti perdi un dado infezione o un dado dei personaggi potrebbero essere problemi. Dovessi usare un dado da 6, segnartelo in maniera particolare dicendo. Ma anche, il dado da, anche i dadi da 6 che tiri, proprio delle infezioni, non hanno 6 facce. No, no, difatti dovresti segnare un dado da 6 o comprarti uno di quei dadi che si trovano su Spill Material o su tanti altri siti, quelli bianchi, e ci fai i tuoi disegnini o adesivi. Quella è una piccola pecca. A me piace molto la parte plasticosa del CDC. Quello è molto carino. È bella plastica solida, cioè lo prendi, lo sbatti in testa a qualcuno, gli fai male parecchio. Non usatelo per sbatterlo in testa a qualcuno. Non ha neanche tanti pezzi, quindi in realtà a parte i dadi è difficile che... In realtà tutto il gioco sta dentro la sacca dei dadi. Io perché... solo per i giochi da tavolo, perché tu mi conosci, sai che sono completamente disordinato, ma sui giochi da tavolo sono parecchio ordinato, ho fatto un classico quasi del brico con dentro tutti i dadi, però volendo si può buttare tutto dentro la sacca dei dadi e si può portare in giro tranquillamente. Che se sei una donna sei avvantaggiata, perché puoi metterla in borsa. E quello è molto molto comodo. In generale mi è piaciuto perché è veloce, innanzitutto. Molto veloce. Chiaramente non si può dire che è un gioco adatto a chi non piace assolutamente la fortuna o sfidare il fato. Quello è un grosso punto di domanda, nel senso che io a tirare i dadi e andare a caso mi sono sempre trovato bene, però capisco che sia un grosso ostacolo da superare per certa gente che invece è più programmatica e vuole sapere che cosa succede, pianificare prima le azioni che farà dopo, e qua è impossibile. C'è in parte la sua strategia, perché ti fa vedere i dadi, le facce dei dadi che hai sulla scheda del personaggio. In più, su ogni regione ti dice qual è la possibilità che quel dado capiti, però la fortuna qui regna sovrana. Assolutamente. Può essere aiutata in alcuni modi dalle carte, ma può anche andare totalmente di sfiga tirando tutti outbreak nel primo tiro, già praticamente si è rovinato la partita. È uno di quei giochi, come tutta la serie di Pandemic,
che sono sbilanciati verso il gioco, è molto più facile perdere che vincere, perché poi quando vinci comunque ti dà quella soddisfazione. Pandemic, il gioco base, io penso che l'ho giocato, io l'ho giocato in realtà 2 volte e una volta abbiamo vinto. Conosco gente che ha giocato 10 volte e ancora non è riuscita a vincere una volta, perché anche quello va abbastanza a fortuna, ma con le carte, a differenza dei dadi. Però a me, chiaramente avendolo comprato, è divertente, lo preferisco al gioco base, perché non mi piace tanto in Pandemic il dover muoverti da una parte all'altra del mondo. Qui lo spostarsi è abbastanza fine a se stesso, è solo una meccanica semplice, non c'è proprio la regione vicina che devi spostarti. Chiaramente c'è tanta fortuna in gioco, dipende anche dai personaggi che hai scelto. Ad esempio, i nostri probabilmente non erano tra i migliori insieme, probabilmente un medico al posto del ricercatore o un dispatcher, che è quello che ti fa viaggiare, con il tuo personaggio sarebbero andati in combo sicuramente meglio. Andavano in combo, ma nessuno poi avrebbe curato niente, quindi esatto. Comunque c'è quel problema. E bisogna vedere anche in 4-5, comunque in 2 ci ho giocato molte volte, è divertente, è un gioco molto veloce che non ti occupa tutta la serata, ma puoi giocare altro. Potresti giocare a Bruti e a questo insieme. Ci abbiamo messo una mezz'oretta alla fine, sì, una mezz'oretta. A giocare a Pandemic. L'arte non c'è, i disegni sono belli, le icone anche sono belle, non c'è come magari in Bruti un artista proprio dietro, poi magari c'è. Sì, sono il bello è che sono semplici e chiari, quindi non rischi di non capire che cosa sta succedendo o che cosa sono i simboli, perché te lo spiega però ogni personaggio. Il manuale sono 3 pagine o 4 pagine scritte larghe, con illustrazioni non tante, ma che occupano anche quello spazio. Quindi il manuale lo passi in 10 minuti e hai letto tutto. Poi giocando capisci esattamente come funziona. Secondo me poi è molto rigiocabile. È semplice, anche ci ho giocato con persone che hanno mai giocato a giochi da tavolo. Tira dadi, vedi quello che esce. Hanno un po' di difficoltà magari sulla risoluzione delle azioni, che è una meccanica molto simile a King of Tokyo, King of New York. Ma è facile, riesci a spiegarlo tranquillamente in pochi minuti a chiunque. Per chi è adatto? Chi è adatto a tirare i dadi, ovviamente, perché se ne tirano uno a caterva. È forse più adatto a un casual gamer che a un hardcore, a un hardcore gamer. Sicuramente. Come tanti di questi giochi che vanno tanto di fortuna. Perché no, non ti devi preoccupare troppo delle regole, non ti devi preoccupare delle tue azioni da qui a 5 turni, perché tra 5 turni potrebbe essere completamente diverso. E anche una persona che gioca poco si trova facilitato nel fare quello che deve fare, cioè non c'è nemmeno un grande campo di azione. Non è che sei limitato abbastanza alle tue scelte, tiri i dadi, vedi quello che li risolvi, provi a cercare una cura e tiri i dadi per vedere se perdi. Esatto. È abbastanza semplice dal punto di vista, quindi è un gioco non magari adatto ai più grandi hardcore gamers, però se vi piace tirare i dadi è adatto anche a voi. Io lo consiglierei, chiaramente io sono di parte perché avendolo comprato vuol dire che mi piace. Io non l'ho comprato, però mi sono divertito a giocarci, ci rifarei una partita volentieri. È uno di quei giochi, sottolineo, che non avrei mai comprato se prima non avessi visto una partita, che è anche quello poi lo scopo perché abbiamo fatto questo podcast. Se io ho visto alcune partite di questo gioco, mi sembrava divertente, vedevo la gente si impegnava a tirare i dadi dicendo ti prego non facciamo distruggere il mondo e condannare l'umanità all'epidemia e alla morte. Ho detto vabbè, mi ispirava, l'ho comprato e mi ci sono trovato bene. Poi chiaramente tu sei il primo che ci ha giocato. Il prezzo è abbastanza alto, perché alla fine sono tutti dadi custom, in più la componentistica è sicuramente di qualità. Essendo comunque un gioco parecchio famoso dalla stirpe di Pandemic, probabilmente il prezzo è un po' alzato da quel punto di vista. Però non è che ti lascia con 2 carte in mano, hai comunque un bel saccone con una 60ina di dadi tutti diversi, non uno dall'altro, ma sì, se qua sono 48 sono quelli dell'infezione, esatto. Più una 40ina delle personaggi. Poi le siringhette, adesso non so quanto si vedono bene in camera, ma sono molto carine, ti danno la soddisfazione a muoverle. Rigiocabile, sì, la tematica è semplice, cura, non c'è una cosa molto forte di tematica. No. Però è un bel giochino, diciamo. È un bel giochino che per i 35-40 euro che costa, tutto sommato, non è una spesa. Chiaramente se avete grosse difficoltà con l'inglese sarà difficile, speriamo di avervi aiutato in quello. Potete spiegare le regole guardando questo video e alla fine il resto sono tutti simboli.
Non ci sono neanche L'unica cosa è tanti. l'abilità speciale dei L'abilità speciale, personaggi. sì. Però. Però esistono, adesso dovrei controllare per sicurezza, ma dovrebbero esserci alcuni siti da Con le stampare. carte tradotte. Chiaramente la traduzione c'è sicuramente. Beh, sì, tanto essendo solo 7 carte da tradurre Sì, sono sette praticamente. carte più il manuale. Trovi sicuramente qualcosa online, un PDF si trova. Poi magari lo Molto, molto metteremo il probabile. link nella descrizione. Vi ricordiamo che se siete su YouTube e schiacciando sul pulsante dove vedete quanto costa il gioco, lo trovate su Amazon, e se lo comprate passando da questo link. Date qualche centesimo anche a noi di quello che date ad Amazon, o meglio, Amazon ci dà qualche centesimo di Certo. quelli che voi Se spendete. avete intenzione di continuare a seguirci, lasciate ovviamente nei commenti se abbiamo sbagliato qualcosa, cosa ne pensate, cliccate il bottoncino quello del like, condividete e se volete consigliarci qualche gioco, fatelo tranquillamente. Se volete vedere un gameplay di un tipo di gioco che non siete mai riusciti a giocare, come me ho 50 giochi di cui metà sono ancora lì a fare la muffa, ci ho giocato una volta forse, fatecelo sapere, se lo abbiamo giocheremo sicuramente. Se non lo abbiamo, o ci aiutate voi, o troveremo il modo di averlo poi andando avanti Se con il avete dei gioco. giochi in scatola che volete donare a Com'è quel gioco perché ci giochiamo nelle prossime puntate, potete scriverci o su Twitter a @fanvolgdr o su Querticast, che tanto leggiamo ugualmente. Potete altrimenti mandarci una mail o a fanvolgdr@querti.it oppure una mail a Com'è quel gioco, scritto tutto attaccato, @querti.it. Se vi interessano poi i giochi di ruolo, ascoltateci su Fumble, dove siamo io e Claudio che giochiamo con altri due malati di mente. Ascoltate anche Continuo, che è il podcast che faccio io sui videogiochi, così avete coperto tutto lo scibile umano Bello. sul ludico. E insegnate la gente a giocare ai giochi da tavolo, perché io ho scoperto persone che non avrei mai dato 2 lire, a cui non avrei mai dato 2 lire sulla passione del gioco da tavolo. Poi quando mia madre mi ha rotto più volte a Carcassonne, ho capito che i giochi da tavolo vanno bene per tutti. Ovviamente giocheremo prima o poi anche a Dixit, e anche quello è il classico gioco con cui potete farvi nuove amicizie e convertire gente al gioco da tavolo O perdere delle e nuove perdere nuove amicizie. amicizie. È un gioco, ci sono giochi come questo anche, sono cooperativi, quindi anche a chi non piace il doversi sfidare, come magari un Risiko o un Monopoli, sono giochi che vi aiutano a passare una serata divertente, sicuramente creano nuovi legami. Io ho conosciuto un sacco di persone grazie ai giochi da tavolo, li ringrazio e spero che anche voi riusciate a giocare. Io per fortuna adesso, grazie a questo podcast, riesco a giocare di più e Se quindi sono molto contento di questo e spero che anche per voi sia utile. vi piace questo podcast, lo trovate su QWERTY.it e su YouTube, ovviamente, ma ci trovate anche su iTunes, dove vi invitiamo a lasciare delle recensioni e delle votazioni a 5 dadi custom. A Vi 5 invitiamo a Outbreak. 5 Outbreak. Vi invitiamo anche ad andare su QWERTY.it/associati per associarvi se non l'avete ancora fatto, o rinnovare la vostra iscrizione all'associazione nel caso stia per scadere, oppure per donarci quello che volete, e sono soldi che verranno usati per la strumentazione o per nuovi giochi di Com'è quel gioco. Anche perché di strumentazione ce n'è abbastanza. Esatto. Vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube perché, benché ci sia il podcast audio di questo programma, la parte video con le regole e la partita è molto più importante Sì, beh, del chiaramente. resto. Poi, chiaro, se volete solamente sapere cosa ne pensano queste altre persone di questo gioco, com'è quel gioco, Com'è quel senza gioco? vedervi la partita perché lo conoscete alla nausea o non vi interessa il gioco, però volete solo sapere com'è, ascoltatevi perché nel podcast ci sarà la parte introduttiva e questa finale con le conclusioni, non ci sarà la parte della partita, probabilmente qualche riferimento ci sarà, ma a quel Chiaro. punto vi andate a vedere il video su YouTube. Esatto. Noi ci sentiamo con la prossima puntata di Com'è quel gioco. Nel Dietro ai frattempo, microfoni non fatevi c'erano prendere dal panico, e dietro ai microfoni, Claudio e Serena. Roberto De Luca. Alla prossima!